Schema dell'Homo erectus. Più di 1 milione di anni fa in Africa comparve una nuova specie chiamata Homo erectus. Era alto e robusto, aveva un fisico adatto a lunghi spostamenti, aveva un cervello ancora più sviluppato di quello dell'Homo habilis e basta. Quindi, avendo un fisico più adatto ai lunghi spostamenti, lui cos'era? E lui si spostava per quale motivo? Per cercare? Cibo. Esatto. E dove si è spostato lui? In Asia e in Europa. Andava a Andava a caccia caccia. e per cacciare meglio cosa faceva? Realizzava strumenti. Amigdala. Una pietra tagliente. Ha fatto la scoperta del fuoco. E serviva per riscaldare, a cucinare. Però Abbiamo adesso fatto un un ottimo po' di lavoro. cose l'ho rette, quindi adesso le so meglio. Interrogazione. Interrogazione. Si devo interrogare? Sì? Allora devi chiudere anche il libro. A domande. Ciao! Quanto tempo che non si vede la Sophie! C'è anche la Nico nascosta da qualche parte dietro di me. Dove stiamo andando, Sophie? Racconta un po' dove stiamo andando. Dalla Greta, che è la migliore amica di Sofia. Ma siamo in ritardo di 20 minuti perché oggi, che è sabato, abbiamo sempre un sacco di cose da fare. E abbiamo finito l'allenamento di ginnastica artistica alle 3:30. Com'è andata a proposito, ragazze? Ti stai allenando per la gara, Sofì? Sì. Sì. Nicky, com'è andata oggi? Ma non mi sa, ma non mi Io non sa. sto allenando Non ti stai allenando per la gara? Cioè, Come non no? mi allenare State facendo gli esercizi sulla per la gara. trave Ma me l'hanno alta? fatto fare una volta sola. Papito! Al volo, ti abbiamo beccato per strada! Grazie! Regali dal finestrino. Ciao papà, vai a casa? Non usate la colla in macchina. No, ce l'ho io. Ciao! Inseriamo la macchina. Mamma, me ne fai vedere la colla? Dopo. Papà sta tornando adesso dal lavoro. Ha lavorato tutto il giorno. Abbiamo incontrato papà che ci ha lanciato nel finestrino un regalo per le belve. Comunque stavamo. Forbici e la colla. Sì, ha detto papà che ha comprato le forbici nuove a Sofia perché ruba sempre le mie, così non me le ruba più. E poi ha preso due colle Mamma non le glitter. prende, solo la colla. Ha preso due colle glitter. Dopo le Vabbè, ma guardiamo. tu hai anche una colla per scuola. Comunque, stavamo dicendo che abbiamo fatto. Oggi gli allenamenti di ginnastica sono finiti alle 3:30. Noi dovevamo essere in teoria a casa di Greta per la merenda alle 4:30, ma no, 20 minuti fa. Ma dovendo fare ben due docce con due asciugature di capelli, non ce l'abbiamo fatta. Quindi siamo un po' in ritardo, ma vabbè, pazienza. Più di così non riuscivamo a fare, più veloci di così non potevamo fare. E siamo state anche abbastanza veloci, dai ragazzi, siamo oneste. Poi stasera la Sophie sta anche a mangiare la pizza dalla sua amica Greta. E Quindi lo vedo il papi, l'amico e sei dispiaciuta di questa cosa? te. Assolutamente Non mi sembra che proprio tu sia dispiaciuta. Vabbè, Niki, c'è anche da dire che la Sophie a noi ci vede tutti i giorni, anche se stasera mangia a casa di Greta, è contenta. alcune volte sono Quando vado ancora a all'ufficio dormire dalle 12, Non ci lo sono sappiamo quando anch'io. ti inviteranno. Sofì, ma il tuo primo pigiama party quando è stato? Comunque, Sofì, tu non volevi vedere qua dentro le colle? Non apritele, non sporcate la macchina, però guardate. Quelle colle, non per le colle per scuola, ma sono le colle per fare lo slime. Mamma, non sto scherzando, sono le colle, fammele vedere, dammi quella rossa da vedere. Mamma, sono le colle per fare lo Ah slime. sì? Mi sa che papà non lo sa che sono le colle per fare lo slime. Non ci sono le forbici lì dentro? Magari le forbici ce le ha papà e lì dentro c'erano solo le colle perché voleva farvele vedere. No, era sola. Sei riuscita? Guarda che è andato, sì. Poi dopo dovete mettere le scimmiette, eh? Sì, lo sappiamo. Ah, scusa. Avete messe Pure qua, tutte? no, vieni. Ciao!
E a caso. No, le scimmiette si buttano sopra. Sopra, così. Ma delle bimbe. Che siamo soli soletti stasera? Siamo soli soletti stasera. Sono un ottimo goppo.